Eduarda, Colombo, Magalotta, Catalina, Catalina, Catalina. Mercoledì 11 maggio saranno passati 3 mesi da quella mattina in cui Mubarak, dopo 30 anni, comunicò che si sarebbe dimesso dalla carica di presidente della Repubblica Egiziana. Saranno passati 90 giorni da quelle immagini di quella piazza piena di donne, uomini, festanti, che assaporavano la libertà e inondavano le nostre case con le immagini di Piazza Tahrir. I have to talking. You can. As me like. And before? Not. No. Really? Right now. I said Osama bin Laden not killed yesterday. Osama bin Laden was killed since the people were looking for their freedom. In questi giorni in Egitto ho incontrato tanta gente, italiani che vivono qui da decenni e ormai si sentono cairoti, giovani studenti che hanno dormito per giorni in quella piazza, un direttore generale di un ministero, quello delle antichità, poi Gada Abdel Al, giovane scrittrice che tornerà con me a Bologna per parlare di Egitto, donne, nuove resistenze. The 25 of January. What's happened here? Here? Okay. From your eyes. Okay. Before that, things happened in Tunisia, and we had this kind of wish that, or this kind of hope that if they can do it, we can do it too. But there were these invitations on Facebook that we have to have our revolution on the 25th. And a lot of people made fun of that because who heard before about a revolution with a date? You know, you are telling the police and you are telling the regime that we are going to have a revolution next Monday. And people were like, really, no one does that. But what happened is people started to have protests in Tahrir Square. Actually, first it was around Cairo in lots of places, but then they were gathered in Tahrir Square. And then when we were on Facebook, we heard that they are planning to stay the night. And we thought that, oh my God, this is very courageous, and no one ever did that this before. Bologna, come l'Italia, non può e non deve rimanere sorda e cieca di fronte a questi terremoti che stanno ridisegnando il nostro mondo. Qui si assapora la gioia della libertà appena conquistata. Oggi Mustafa, 25 anni, musulmano, con la sua testa piena di brillantina mi guardava e con gli occhi lucidi, poco prima di avviarsi alla preghiera della sera, mi ha detto: quello che ti dico oggi, 3 mesi fa non potevo dirtelo, sarei stato messo in prigione. Oggi ti dico che sogno per mio figlio un'infanzia totalmente diversa dalla mia. Sogno un Egitto in cui i cristiani e i musulmani capiscono di essere un solo popolo con un solo futuro. I love this country so much and I hope to die on this land to Egypt making and to taking the freedom. I feel it. And I must be going to Tahrir Square because this is the soul and the right soul of the revolution and the right direction. We believe that we did nothing so far. So we are not waiting for the election. We are working in building our country. Dovete pensare che qui nessuno andava a votare. Nessuno andava a votare prima e quei pochi che tentavano di andare a votare, ma per tanti problemi, a cominciare dal fatto che non c'erano proprio le tessere elettorali, sì. C'erano tutta una serie di documenti falsi con cui la gente andava, c'erano quelli che andavano 4 volte perché pagati un dal censimento. Un problema di censimento e un problema di anche di repressione, perché se tu volevi andare a votare in modo sensato, ovviamente eri immediatamente preso, portato via, picchiato, eccetera. Election, yes, I vote. The first time in my life, I go for the election. You never vote? No, this is the first time.
FBI after 4 years. Because we believe that there was nothing to change if you vote or not. But now we have to say that we now believe our voting changed. Hani, direttore generale, mi dice: la rivoluzione inizia adesso. Dobbiamo costruire da zero. Deve partire il nuovo Egitto. Ora siamo liberi e dobbiamo lavorare tanto. È un nostro dovere. Allora penso a casa mia, alla mia città, a quanto stancamente si avvicina alla domenica elettorale. Mancano poco più di 10 giorni a un appuntamento importante e sembra che nessuno se ne accorga. Tanti i fattori, su tutti una politica malsana, inconcludente, e il ricambio, che deve partire da lì. Come al Cairo, anche in Italia, non possiamo permetterci di dire io non vado a votare. È una questione di libertà. Lo dobbiamo a noi stessi e a chi l'ha conquistata con la resistenza. Freedom, it means not war, not terrorism. Terrorism is grown up with corruption, with dictatorship. But with freedom, no terrorism. This is my belief. Terrorism has grown up in the field of corruption and dictatorism. Qui al Cairo, quella resistenza la vedi. Agli occhi fieri delle persone che sto incontrando, gli occhi degli studenti sono quelli di resistenti che hanno combattuto insieme per cacciare un dittatore che per troppo tempo il nostro paese, insieme all'Europa, ha fatto finta di non vedere nei suoi modi brutali di governare. Anche questo stile di politica estera deve mutare. Siamo sulle sponde dello stesso mare, non possiamo ignorarlo. Non possiamo cedere alle spinte della pancia piena, in difesa di un mondo che non c'è più, che qui sta cambiando a velocità inaudita. Si è visto anche poi che la popolazione stessa ha preso veramente posizione sul fatto musulmani cristiani, noi siamo egiziani. E questa è la cosa fondamentale, sono apparsi veramente tanti striscioni, ci sono stati anche degli scontri o comunque dei momenti un po' tesi fra comunità, che però i capi delle comunità hanno immediatamente detto questi sono gruppi di facinorosi, non c'è niente che riguarda il sentimento vero popolare e noi vogliamo procedere per un Egitto unito. We believe in one nation and we are working in rebuilding our one nation. La novità va assunta pienamente. Deve entrarci in testa che non siamo da soli e non possiamo bastarci. Lo deve capire la politica, il mondo dell'impresa, quello del turismo e del commercio. Lo dobbiamo capire tutti. Well, it was started, at the 25th. The call for the protest was on Facebook. So we are talking about young people from the middle class, or what we call it, the upper middle class. Those were the responsible people for calling for the 25th protest. But what happened at the 28th is that all people from all different aspects of life, from all backgrounds, you know, rich, poor, who are workers, people who are unemployed, people who are intellectual, people who can't read, men, women, children, adults, everyone went in the streets. Lo sforzo deve essere prima di tutto culturale. Bisogna gettare ponti. È questo che dobbiamo fare. Erigere steccati, visto da qui, è stupido e cieco. Dobbiamo conoscere e farci conoscere, dobbiamo comunicare. Qualche giorno fa Tony Blair scriveva sul Corriere della Sera: si tratta di capire se il nostro tentativo di integrare le culture abbia avuto successo o sia stato un fallimento. Una delle lezioni che impariamo dal passato dell'Europa è che quando ci chiudiamo in noi stessi finiamo per perdere. Said to me, we couldn't go abroad because we have to protect our revolution. Yeah. From who? From the old regime. Still, until today, we are afraid from the counter revolution. Bologna, l'Italia, sono in Europa. Non possiamo perdere questa occasione. La prima necessità che questi paesi, queste persone hanno è di vedere donne e uomini del nord, dell'Europa, disposti all'ascolto e alla costruzione di un progetto comune. Le finalità sono la convivenza pacifica e la prosperità, un mondo migliore. Si tratta del futuro delle nuove generazioni. No difference. There is no difference. No but the Quran, the only Quran is not my book. I have the only Bible. This is one soul.
One soul. One soul. È forse utopia? Preferiamo continuare a giocare a battaglia navale nel Mediterraneo? L'unica paura che oggi ci è concessa è quella di non farcela, di non vivere questa sfida pienamente, di restare indietro, chiusi nei nostri borghi medievali, facendo finta di bastarci. Ma non è più tempo di crociate. Il Cairo chiama Bologna, chiama l'Italia, l'Europa. È troppo tempo che le due sponde del Mediterraneo sono divise. Il desiderio di libertà e democrazia sono il vero collante assieme al coraggio. Il momento è adesso. Domani sarà troppo tardi. Sono stato al centro di quella piazza, al cuore della rivoluzione. E adesso? Adesso qui, come a Bologna e in tante altre città italiane, si aspettano le elezioni. Si aspetta di capire chi prenderà il timone della vita di milioni di persone. Il mare che ci separa è lo stesso che ci unisce. Dobbiamo farci avanti e lo possiamo fare solo dicendo no a spinte e protezionismi. Dicendo no a chi racconta frottole su un mondo dove la religione divide ed è usata come arma, perché è lui il primo a volere divisioni e ad armarsi. Qui le persone di religione diversa convivono da centinaia di anni. È cosa semplice, affatto. Ma da quando le sfide per il futuro sono facili? Ci vogliono menti e cuori giovani, a tutti i livelli. Non possiamo invecchiare così. La storia ci sta aspettando. Da piazza Tahrir a piazza Maggiore ci sono chilometri di dialogo da riempire. Il momento è adesso e deve iniziare con la politica. Dopo nominato come pazzo di venditore.